Sicuramente oggi abbiamo avuto l'approvazione del rendiconto, che è un documento finanziario fondamentale che ci consente anche di approvare rapidamente il bilancio preventivo con un avanzo di bilancio significativo, quindi un bilancio complessivamente molto solido che ci consentirà di fare degli investimenti su quelle che sono le priorità della città metropolitana e sostenere anche i comuni nelle loro politiche di sviluppo. E poi sono state istituite finalmente le commissioni consiliari che non erano state proprio insediate. Abbiamo una situazione finanziaria solida della città metropolitana ma una scarsa capacità di spesa, quindi è fondamentale che ci sia una organizzazione della macchina amministrativa ma anche delle politiche di bilancio e di investimento che garantiscono una maggiore rapidità negli investimenti in maniera tale che poi la ricaduta sui cittadini sia più rapida e più immediata dell'uso delle risorse che abbiamo e che sono tante, anche considerando il PNRR in cui la città metropolitana sta riscuotendo dei grandi successi negli ultimi mesi e che quindi anche queste risorse dovranno essere ben spese in tempi rapidi.